storia del Giappone che già avevamo concordato in Italia. Questo Giacone è un altro paese, nel frattempo se ci sono persone che si vogliono già scrivere, magari c'è gente che si può prendere, diciamo così, in dita chi deve iscriversi per intervenire. C'è il professore Giacone che non è di Belmonte, però vi dico che noi l'abbiamo adottato, già è venuto e lo conoscete, è un amico principalmente per noi, oltre che un grande tecnico, e quindi vediamo l'esperienza che lui ha fatto nel suo paese. Il tema uscire, ecco. Io, avendo visto le figure, mi riconosco del professionista volontario esperto. Io sono consulente della Unite per i problemi ambientali. Adesso ho lavorato tanto su questa problematica come docente di ecologia all'università e adesso facendo il cittadino attivo, non dico gli altri, ma come tanti giovani. Ecco, noi siamo partiti, come diceva la Cisgoia e Paolo, tra l'altro ho saputo che per un tempo anche se sono la Lucina, quindi siamo grati, e siamo partiti dai valori di te. C'era un'occasione, ma un fine facevo un gemellaggio e sembrava un gemellaggio. Ma poi abbiamo fatto un gruppo di cittadinanza attiva e abbiamo fatto quindi il comitato civico. E così abbiamo trasformato questa specie di kermesse, l'abbiamo trasformato per darci i valori. E i valori era che prima di fare il gemellaggio bisognava fare il patto di fraternità. Allora noi abbiamo ricordato che la rivoluzione francese che ha aperto la modernità, che voleva fraternità, libertà, uguaglianza, ha fallito tutto perché Napoleone con le armi voleva fare queste cose e ci volevano mettere una via ragione come punto di riferimento. E invece le radici cristiane giustificavano la fraternità perché il Dio di Gesù Cristo è il Dio Padre. Allora se noi ci riconoscevamo come fratelli in queste radici cristiane forse potevamo cambiare l'Europa attraverso questo sistema di comuni gemelli. Quindi ci siamo dati questi valori e poi siamo partiti. L'occasione è il piano regolatore, strumento che per il bene comune, per il bene che si fa insieme, ma lo doveva fare il progettista pagato. Poi i comuni non hanno più soldi, allora l'ufficio tecnico interno. Allora, con i giovani laureati, architetti, ingegneri, geologi, io sono ecologo, quindi mi mettevo un po', secondo la mia scienza, a fare relazioni e così ci siamo, abbiamo detto all'amministrazione: noi facciamo un comitato tecnico e risolviamo tutti i problemi di contorno del piano regolatorio. Allora facciamo cose per cui si pagherebbero centinaia di migliaia di euro: la valutazione ambientale strategica, i problemi ambientali, la progettazione dei piani particolareggiati. E allora tutto questo ha creato subito una sensibilità, cioè quel valore di fraternità ci ha svegliati di dentro. Ecco. E questo adesso lo stiamo mettendo a servizio della comunità. E questo matura i giovani, perché lavorare insieme, cominciando da motivazione non di interesse privato o pubblico, ma di interesse comune, cioè quello che si ottiene insieme, perché questa è la definizione di bene comune, quello che si ottiene insieme. E allora questo qualifica anche professionalmente, perché finalmente non ci sono le professioni che si chiudono, ma le professioni che dialogano. E il dialogo è il primo frutto della cittadinanza attiva.